Ciao a tutti, la ricetta di questa settimana, panzanella con la chianina. Ingredienti: pane sciocco, sciapo, toscano senza sale, basilico, pomodori cuori di burro, cipollotti, sedano bianco, cetrioli, un taglio di chianina, meglio il quarto posteriore, più tenero, anche un pochettino più saporito, sale, pepe, olio extravergine e aceto di vino rosso. La preparazione: tagliamo il pane toscano in cubi di circa 2 cm di lato e li mettiamo ad ammorbidire nell'aceto di vino rosso. Prepariamo una dadolata con sedano, pomodori e cetrioli. La dimensione dei cubi deve essere di circa 1 cm per lato. Il cipollotto tagliato a rondelle. Condiamo le verdure con olio extravergine, sale e pepe. Uniamo il pane ammorbidito e strizzato. Uniamo il basilico e teniamo da parte. La chianina la maciniamo il più fine possibile con l'energia del nostro braccio e un coltello assolutamente ben affilato. Con questa carne, condita con pochissimo sale e pepe, facciamo dei piccoli hamburger che devono avere circa la dimensione di 3 cm, 4 cm di diametro. Gli stessi hamburger li scottiamo per pochi istanti a fiamma molto molto viva, 30 secondi per lato circa. Non esageriamo la cottura per mantenere fresca la preparazione. Sul piatto disponiamo la nostra panzanella, sopra appoggiamo i nostri hamburger, terminiamo il piatto con un filo di olio extravergine d'oliva. E adesso a voi, energia in cucina!